Siamo qui nell'isola di Lesbo, in questo momento mi trovo davanti al campo di Karatepe, vicino, per intenderci, vicino alla Lidl, dove in questi giorni le foto e i video hanno fatto il giro del mondo. La situazione è leggermente cambiata in queste ultime 24 ore, nel senso che il campo, questo accampamento fatto nel poligono di tiro dove ci sono i militari della zona di Karatepe, sono state messe delle tende, le persone piano piano stanno andando verso lì, soprattutto le persone più vulnerabili. Ovviamente tutti hanno paura, hanno paura di quello che può succedere fuori, e quindi la paura che in qualche modo tra manifestazioni, tra altri roghi e quant'altro possa succedere qualcosa ai bambini, alle donne, tante famiglie stanno cercando di entrare. In questo momento la situazione legata agli aiuti, la situazione legata al cibo in questo raggio di 6 km, devo dire che non è una delle migliori, perché ovviamente gestire 16.000 persone in un'unica fila del cibo è davvero difficile. Quello che stiamo chiedendo in questo momento alle autorità è ovviamente di portare tutte le persone vulnerabili dentro quel campo e di darci una soluzione immediata per le altre persone che resteranno fuori. È inutile dirvi che tanti migranti pensano che restando fuori dal campo e in qualche modo arriverà il paese europeo a prenderli. Non sanno che l'Europa, la Norvegia credo si è degnata di dire 50 persone, qualche altro paese, 400 minori, e queste 12.000 persone o 13.000 persone che in questo momento si trovano nelle strade, non c'è alcuna decisione dell'Unione Europea di prendersi le responsabilità nei confronti di persone che hanno vissuto l'inferno non solo dopo l'incendio. Queste persone vivevano un inferno già prima di questo incendio. Un'altra cosa molto importante: ci sono feriti di guerra, ci sono persone che hanno amputazioni, ci sono persone che hanno le stampelle, ci sono persone grandi di età che non riescono in mezzo a tutto questo ad orientarsi e a capire cosa succederà e cosa devono fare. Non riescono anche quando ci sono scontri o quant'altro, non riescono neanche a difendersi. In questo momento, proprio passando da una tenda, ho trovato un uomo di 70 anni circa, trovato solamente la moglie insieme alle tre bambine orfane che sono le nipoti. Ho chiesto dell'uomo, mi hanno detto che è svenuto ieri quando ci sono stati gli scontri, non ha retto tutto quello che stava succedendo e ha avuto un problema cardiaco ed è andato in ospedale.